Primo round, Tadej Pogačar. Questo è il verdetto della quarta tappa del Tour de France 2024, con arrivo a Val-Loire dopo aver scalato il versante più facile del Galibier. Lo sloveno attaccato, ha staccato tutti, ha aumentato il divario in discesa e ha vinto la dodicesima tappa della carriera alla Grand Boucle. Parliamo di questo tra poco su Ventaglio Cycling Podcast. Sigla! E allora eccoci qua, ben ritrovati a tutti su Ventaglio Cycling Podcast. Io sono Gianluca Santo, qui con me oggi per parlare di grande ciclismo e di Tour de France c'è Riccardo Zucchi. Ciao Gianluca, un saluto a tutti e soprattutto a tutti quanti oggi, direi. Esatto, tutti e mille, anzi per l'esattezza mille un po', perché abbiamo finalmente scavallato la fatidica cifra dei 1.000 iscritti, quindi grazie a tutti, veramente di cuore, ci dà tanta soddisfazione aver raggiunto questo piccolo traguardo. E non vediamo l'ora in realtà di proseguire, di andare ancora oltre, di fare sempre più contenuti. Io sto iniziando anche a scrivere qualcosina in realtà, quindi potrebbero arrivare dei video un po' diversi in futuro, però ci vuole tempo e come sapete di tempo non sempre ne abbiamo tantissimo. Però dai, grazie veramente di nuovo e l'invito rimane comunque, quindi se non siete ancora iscritti al canale YouTube fatelo, se ci volete ascoltare sulla vostra piattaforma audio preferita. Fatelo, adesso ci fate guadagnare un pochettino da tutte e due le parti, perché prima solamente se ci ascoltavate su Spreaker, Spotify e via discorrendo, adesso anche su YouTube magari quell'eurino al mese lo tiriamo su, quindi in realtà non ci Esatto. cambia molto, ma è solamente un po' così per almeno per rientrare delle spese che abbiamo per questo podcast, diciamo. Ma parliamo di Tour de France perché abbiamo parlato abbastanza di noi, anche se non potremo mai smettere di ringraziarvi in realtà. E Tadej Pogačar, dai. Il Galibier l'ha premiato e ha scavato anche un bel distacco in realtà con gli avversari, nonostante in salita in realtà abbia staccato di circa 7-8 secondi Vingegaard e di 15 secondi più o meno Evenepoel. Sì, è nettamente il corridore più forte in questo momento. Secondo me si vanno a evidenziare delle gerarchie tra quelli che erano i quattro favoriti alla vigilia. E chiaro, Vingegaard in salita ha provato a rispondere bene, anche nella prima parte di discesa si è comportato bene, quando nella seconda parte serviva un po' più di forza, là sicuramente Pogačar è di per sé più forte di lui, ma ha dimostrato di non essere forse. Non avere la gamba ancora dei giorni migliori, questo sarà un problema secondo me in vista della crono, però per me Vingegaard comunque esce promosso dalla giornata odierna, visto tutta quella che è la situazione antecedente. Sì, sono sostanzialmente d'accordo con te e anche a me ha preoccupato un po' la prestazione di Vingegaard in ottica crono, se fossi soprattutto nella Visma Lisa Bike, perché quando c'è stato da spingere il rapportone, Pogačar l'ha spinto e ha aperto un bel margine, perché Vingegaard ha perso più o meno una ventina di secondi, possiamo dire così. Forse anche qualcosina addirittura in più, eh? Sì, nella seconda parte di discesa ed è stato ripreso poi dal gruppetto dietro. Ma facciamo direi un passo indietro, andiamo con ordine perché cosa è successo? Prima parte di tappa in realtà con Sestrier e Monginevro che hanno portato fuori dai confini nazionali italiani il Tour de France dopo la partenza da Pinerolo, abbastanza standard, insomma non è successo granché, soliti tentativi di fuga eccetera eccetera eccetera. Sul Galibier ritmo forte sin dalle prime rampe da parte della UAE Emirates che poi negli ultimi chilometri ha incrementato ancora con gli uomini più in forma, ovvero João Almeida e soprattutto Juan Ayuso, mentre invece oggi è un pochettino mancato, se vogliamo dire così, Adam Yates, che infatti si è anche staccato. Anche oggi sono rimasti in otto, che è un po' una reminiscenza di quello che è successo sul San Luca, però non sono stati gli stessi otto, perché oggi davanti c'erano, oltre ai tre già citati della UAE Team Emirates, ovvero Ayuso, Almeida e Tadej Pogačar, c'erano Vingegaard e Evenepoel, Carlos Rodriguez, Primozzo Roglic Primoz e Roglic Michelin. e Mikel Landa, perché comunque un po' di landismo ci vuole in questo Tour de France. Poi sappiamo che quando lui ha ruoli di gregariato va fortissimo e questi otto sono andati su più o meno assieme mentre tutti gli altri sono staccati. Poi magari faremo anche una carrellata di quelli che hanno pagato più terreno oggi a partire dalla maglia gialla di Carapaz. Roglic quello un po' più in difficoltà,
Sì, in salita sembra quello, l'avevamo già visto sul San Luca, sembra quello più in difficoltà tra tutti. E a circa penso 600 metri dallo scollinamento è arrivato l'attacco di Pogačar, classico attacco di Tadej, quindi molto, molto violento, molto esplosivo. Ha risposto subito Vingegaard, però dopo un po' ha perso qualche metro, si è dilatato un po' il distacco. Invece Venepoel ha provato a rispondere, ma non è riuscito a prendere le ruote degli altri due, è rimasto a una decina di metri, 20 metri nella prima parte. Poi comunque è riuscito a reggere abbastanza bene perché ha pagato 15 secondi, mentre invece gli altri 5 sono arrivati tutti assieme in vetta a 30-35 secondi circa da. Forse Yates e, cioè no, scusa, Almeida e Landa avevano perso già ancora un pochino. E sì, può essere, però insomma sono due gregari, quindi Sì, 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 sì. cambia relativamente. E poi, come abbiamo detto, in discesa ha allungato un po' Pogačar, da sottolineare le difficoltà di Remco Evenepoel oggi in discesa, perché lui sì che ha fatto molta fatica, è stato riassorbito dal gruppo dietro, è stato quasi staccato, quindi una tappa a due facce per lui, la faccia sorridente del fatto di essere comunque riuscito a rimanere lì con i migliori, perché c'erano tanti punti interrogativi sul belga, no? E dall'altra parte però ha fatto proprio male la discesa, forse non l'ha studiata bene come gli altri, mi viene da pensare, forse un po' di paura. Forse è arrivato su anche con poco ossigeno, sono le sue prime volte a queste altitudini in realtà, perché non è che abbia mai fatto, secondo me, tapponi con passi a 2600 metri, così a memoria. Sì, secondo me paga forse un po' di paura perché comunque si è anche staccato dal gruppetto Rodriguez e Roglic Juso, quindi forse anche un po' di paura, ricordiamoci la terribile caduta in Lombardia, poi però una gamba straordinaria perché appena spianato un po' è rientrato e ha mantenuto il distacco a quel punto stabile rispetto a Pogačar, quindi ha una gamba impressionante, quindi il dubbio su che condizione avesse, perché da come era uscito dal Delfinato un po' sulla condizione lo amo, ce lo siamo tolti. Per fortuna poi ci sarà tanta salita e meno discese come sede d'arrivo, ecco. E anche tanta cronometro, dove secondo me lui sì può fare la differenza. Andiamo comunque a leggere l'ordine d'arrivo, cosa che non abbiamo ancora fatto perché Pogačar era sì vinto, il gruppetto dietro è stato regolato in volata da Remco Evenepoel a 35 secondi, poi Juan Ayuso, Primoz Roglic, altri 2 secondi più indietro Jonas Vingegaard, Carlos Rodriguez, Jonas Vingegaard e Carlos Rodriguez, poi Landa Almeida a 53 secondi dal vincitore, il nono Giulio Ciccone, 2 minuti e 41 in un gruppetto sostanzialmente con Buitrago, Galli, Jorgensen, Bernal, Adam Yates, Geraint Thomas e basta, perché poi da Vlasov in poi sono oltre i 3 minuti. Che dire, sono già saltati alcuni corridori interessanti comunque. Sì, diciamo, a me sorprende oggi, sentendo la telecronaca in spagnolo, parlavano che forse in Bora il capitano potesse essere Hindley. Ecco, Hindley non può essere il capitano della Bora. Le ha E pagato la 4 Bora si minuti oggi. ritrova con un solo capitano che non sembra brillante in questo momento. È chiaro, il tour è lungo, però in questo momento sembra faticare tanto. E la Jumbo si ritrova con un uomo in meno in salita perché Jorgensen non sta bene. La Visma Dopo Lisa la Bike. caduta, sì, vabbè, quella sì, la Visma Lisa Bike, che Jorgensen mi pare evidente che non stia benissimo, e Van Aert proprio non è la tappa per lui, però forse non è neanche lui al 100%, e dall'altra parte la UAE è forte, chiaro, oggi Yates ha fatto un giorno no, ma forse è quasi meglio averlo così, perché comunque sai che ti può fare gregario senza problemi, senza magari dover fare giochetti tattici o altro, quindi... Vediamo la lunga, ma tanto anche Yates continua a fare lo Yates di quest'anno, tranne il Giro di Svizzera, hanno Ayuso, hanno Almeida, sono tranquilli, ecco. Sì, oggi ovviamente viene bocciata la Visma Lisa Bike a parte Vingegaard. Jorgensen è anche caduto in realtà in questi giorni, infatti è anche fasciato, questo potrebbe incidere un po', alla fine non è neanche colato a picco, però quando sono rimasti 12-13 corridori lui si è Era staccato. da solo Vingegaard. Ci sta, è chiaro che la Visma è stata anche sfortunata perché un Kuss qua avrebbe fatto veramente comodo, non c'è Kuss. E Kelderman oggi non ha
forse fornito le prestazioni che si aspettavano, invece Van Aert in difficoltà già dalle prime tappe, dalle prime frazioni, dalle prime fasi di tappa, e probabilmente lui per entrare in forma avrà bisogno di qualche giorno in più, soprattutto per queste tappe che sono meno adatte al suo concetto base di corridore, no? Quindi andare a No, è chiaro. risviluppare quelle capacità in salita che ci aveva fatto vedere negli scorsi anni non sarà facile dopo il lungo stop. No, è chiaro. Van Aert aveva forse un po' illuso quel piazzamento in volata nella prima tappa, ecco, aveva fatto pensare a un Van Aert involontariamente più in forma, almeno dal punto di vista mio. Ma è evidente, poi non era lui chiamato oggi, ricordiamoci che la squadra olandese comunque anche senza Kruijswijk, che è cascato prima del giro ed è infortunato. Vediamo, sarà secondo me ancora venerdì una tappa, come diciamo, molto difficile per Jonas Vingegaard, perché oggi quello che è sembrato è non avere forza più di tanto nelle gambe, però questo Vingegaard nella terza settimana non ti dico può ribaltarlo, ma può lottare secondo me alla pari con Pogačar. Beh, è tutto da capire in realtà, perché la terza settimana è molto lontana e sia Pogačar che Vingegaard non hanno avuto degli approcci standard a questo Tour de France, quindi entrambi arriveranno un po' con il punto di domanda di come reagirà Pogačar al doppio impegno, perché anche questa è una domanda. Lui l'ha mai fatto facendo classifica? Neanche No, non ha mai fatto due Tour grandi giri. Vuelta. Quindi anche per lui sarà tutto nuovo, poi probabilmente si sarà preparato in maniera ottimale. Però poi la strada ha sempre delle risposte magari diverse da quelle che ci attendiamo, tant'è che l'anno scorso nella terza settimana in realtà crolla a prescindere dall'aver fatto il giro prima. Vingegaard ovviamente sappiamo che è caduto, Evenepoel è caduto, però la risposta di oggi di Evenepoel secondo me va sottolineata perché in tanti si erano anche chiesti ma perché vuole fare i grandi giri, perché vuole fare classifica? Non lo può fare. Oggi alla fine è stato il terzo più forte, se non fa lui classifica in un grande giro quando Scollini terzo sul Galibier staccando tutti tranne due fenomeni assoluti che però hanno anche un paio, 2, 3, 4 anni più di lui insomma potrebbe anche arrivare il suo momento e io non lo darei per sconfitto comunque perché oggi perde tanto in discesa però a cronometro secondo me potrà fare molto bene. E quindi è il terzo incomodo, secondo me, molto più di Roglic in questo momento. Sì, per me Roglic in questo momento è dietro anche a Carlos Rodriguez, Esatto. che diventa ufficialmente capitano della Ineos, perché vabbè, Thomas era già uscito, Bernal conferma di essere un buon corridore, ma ovviamente non è il Bernal che ci conosciamo, Pidcock non è andato, quindi Rodriguez si trova capitano. Io sottolineerei anche Ayuso, perché è un peccato che debba fare il gregario, tra virgolette. Purtroppo esce di scena, poi rimane nei piani di classifica, ma esce di scena Giulio Ciccone, perché non è stato là con gli 8 migliori. E poi quello sprint finale, cioè sembrava, l'ha dato l'anima in quello sprint, però vabbè, era per posizioni in rincalzo, per limitare i danni. E Carapaz aveva illuso in questo avvio, oggi è ritornato ad essere il Carapaz di quest'ultimo periodo. Gli altri tutti, a parte quegli otto, tutti già sappiamo faranno un altro tour, e di quegli otto alcuni pure faranno un altro tour, proprio di un altro livello. Comunque Giulio Ciccone in questo momento è nono in classifica generale, però con la prospettiva secondo me che per esempio Ayuso potrebbe cedere quando verrà chiamato a lavorare di più, poi potrebbe cedere, stesso discorso per Mikel Landa, stesso discorso per João Almeida, prima o poi dovranno fare la tirata e poi staccarsi, no? Sì, quello sì. Però Quindi secondo me Ciccone rischia, soprattutto dai duo della UAE, non da Landa, di perdere anche altri bei minuti a cronometro. è vero, però secondo me può puntare ad un piazzamento appena fuori dalla top 5. Sì, forse sì. Ma tocca vedere il distacco, ecco, perché oggi l'impressione è che sia nettamente inferiore a quel livello là. È chiaro, il giro è lungo e il tour è lungo, aspettiamo a dare giudizio. Oggi era la prima salita, anche caldo, quindi vediamo un attimo. Però oggi sicuramente per chi si illudeva che potesse essere lì a lottarsela, viene rimandata questo sogno.
Sì, beh, ci sta però, eh. Sì. Breve rassegna sugli sconfitti di giornata, secondo me, nel senso che esce di classifica più o meno anche Santiago Buitrago, un po' al pari di Giulio Ciccone, in realtà fanno parte di quel gruppetto lì, Felix Gall, Matteo Jorgensen, l'abbiamo detto, Bernal, Yates, Thomas, che quindi tanto piano in realtà non andava alla fine, e potrà No. secondo me aiutare, Carlos Rodriguez quando sarà necessario. Malissimo sia Alexander Vlasov che Jahi Hindley, secondo me, nel senso che è molto distante dai livelli a cui ci Soprattutto in aspettiamo. ottica a un Roglic non così brillantissimo, sì. Esatto, non farà classifica probabilmente neanche Derek G, tutti gli altri Neanche Eric Mas. neanche Henrik Maas, neanche Jack Haig, neanche Simon Yates, praticamente tra i primi a cedere proprio. Brutto brutto, e poi Carapaz non ha proprio difeso la maglia, diciamo. Sì, ti aggiungo anche che oggi nella fuga, quella soprattutto iniziale, c'era Godù. Cioè, con tutta la squadra, Godù già perde 49 minuti, prima di oggi perdeva. Cioè, è una cosa terribile. Però Sì, è così. staccato anche Romain Bardet, che era poi terzo, quarto in classifica generale, a 6 Sì, era secondi dal. ancora nei piani alti per quel capolavoro nella prima tappa. Esatto, oggi si è staccatissimo e poi gli altri più o meno penso ce li potessimo aspettare, non mi pare ci siano altri nomi di altissimo livello. Oh, posso dire non male Gianni Moscona 15 minuti? Cioè, comunque qualche tempo fa sarebbe arrivato nel gruppetto dei velocisti magari, invece oggi è arrivato in un gruppetto di rincalzo, ecco. Sì, secondo me Moscon magari non lo vedremo più brillare in prima persona, però secondo me il suo ruolo se lo sta riuscendo piano piano a ritagliare in una squadra con dei capitani forti, ecco. Sì, non so, abbiamo detto Chiaro, Enrico. poi forse quello di cui abbiamo parlato di meno oggi è quello che meriterebbe una statua per quello che fa ogni volta, cioè il vincitore di tappa, forse è quello di cui abbiamo parlato meno, ma ormai non ci sorprende più, cioè quando prende parte è forte e riesce sempre a dare il vuoto. E vediamo se andrà calando perché ha fatto il giro, ma io ormai non mi sorprendo più di nulla. Sì, oggi tra l'altro ha guadagnato anche 18 secondi di abbuono perché 10 sono arrivati al traguardo e 8 in cima al Galibier, poi ne ha presi anche 5 Vingegaard in cima al Galibier e invece Venepoel ha preso 8 secondi della seconda piazza sul traguardo. No, quanto avrà preso? 6 più 2. Sì, ha preso 6 perché ha preso 2 sul Galibier. Esatto. Quindi cosa dice adesso la classifica generale? Tadej Pogačar in prima posizione ritrova la maglia gialla dopo averla consegnata per un giorno a Richard Carapaz, secondo Remco Evenepoel a 45 secondi, Jonas Vingegaard in terza piazza a 50, poi Ayuso 1 minuto e 10, Roglic già a 1 minuto e 14 e 30 secondi da Evenepoel comunque. Poi Carlos Rodriguez a 1,16, Landa a 1,32 assieme a João Almeida, gli altri già oltre i 3 minuti dalla nona posizione in poi. Quindi tappa che alla fine ha fatto gli stacchi, li ha fatti negli ultimi chilometri, non ha fatto grandi distacchi poi in salita in realtà tra i super big perché i migliori 5-6 sono passati tutti entro 30 secondi sul Galibier e la Sì, UEA diciamo però. che anche il Galibier da quel versante non facilitava fare grandi distacchi, eh. No, no, ma infatti noi l'avevamo detto, non ci saranno grandi distacchi. Poi ci sono stati tra i migliori e tutti gli altri però. I cinque uomini di classifica, diciamo così, sono arrivati sostanzialmente nell'ultimo chilometro di salita tutti assieme. Oggi in realtà secondo me la UAE comunque ha provato a forzare la mano, loro puntano secondo me a guadagnare tempo ogni volta che riescono, perché è difficile sapere fino a quando terrà Pogačar, poi è un fenomeno quindi è probabile che regga fino alla fine. Però quando si può mettere fiori in cascina per prepararsi eventualmente all'inverno, si fa. Sì, facciarsi con Bacia, questo non sai Pogačar come potrà andare, come può reagire a tre grandi giri e quanto crescerà Vingegaard. Quindi sono due fattori che si andavano a incrociare e portano a queste azioni. Anche perché adesso ci saranno due tappe abbastanza facili al Tour de France, domani e dopodomani ci aspettiamo due volate a
San Vulbai poi a Digione, mentre invece venerdì ci sarà la cronometro di Gevrey-Chambertin con anche un tratto abbastanza impegnativo con una salita di 1,6 km al 6,5% a metà corso, una cronometro di 25 km, e lì potrebbe comunque cambiare qualcosa perché Evenepoel secondo me può staccare tutti gli altri. Anche parecchio, secondo Secondo me può ballare un distacco tra i 30 secondi e il minuto. Lì capiremo anche tanto sulle varie condizioni di forma, perché sì, le salite, però la cronometro spesso è indicativa di come stanno i corridori. L'abbiamo visto tante volte, e poi sappiamo che nel fine settimana ci sarà una tappa mossa e poi domenica la tappa degli sterrati, quando si andrà a Troyes. No, a parte comunque le battute, domani è anche tappa importante perché inizia ad esserci qualche campanello d'allarme per qualche velocista sulla sua condizione. Qualcuno, vabbè, l'abbiamo proprio visto che non c'è, però qualcun altro che forse partiva nettamente davanti agli altri, che perde il suo campionato nazionale allo sprint, che ieri, ok, le cadute, che oggi anche al traguardo volante non brilla. Forse è chiamato a dare un segnale, a far valere quel rinnovo. Jasper Philipsen, fresco di rinnovo, Domani giustamente, come vincerà diceva e darà Riccardo. i secondi agli altri per il distacco, dopo questa campanello d'allarme alzato. Eh no, però sicuramente, vabbè, ieri non ha fatto la volata, quindi non possiamo sapere. Però oggi ho visto lo sprint intermedio, mi è sembrato che si stesse impegnando abbastanza, ma non l'ha vista neanche di striscio. Il campionato nazionale ha perso da De Lie, e insomma. Poi vincerà le sue tappe, secondo me, a questo Tour de France, però non è scontato che poi le vada a vincere tutte, diciamo, ecco. Almeno questo è il mio pensiero al momento e non l'abbiamo ancora visto in volata, quindi Esatto. possono ovviamente cambiare le cose, il mio è per un discorso di sensazioni. No, 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 è la stessa sensazione che ho io, eh. Quindi, che dire, prima tappa di montagna vera di questo Tour de France che non ha deluso, anzi. Purtroppo, io dico purtroppo, il Galibier l'abbiamo sfruttato dal versante sbagliato perché parte con una delle mie salite preferite, però dall'altra parte è una salita di tenore un po' diverso, soprattutto ti permette di attaccare anche un po' più lontano dallo scollinamento e poi riesci a fare determinate cose che poi fanno venire meglio il tutto, quindi va bene così, insomma ci siamo divertiti, siamo passati in quella parte di Francia che tanta emozione ha regalato nella storia del ciclismo, penso che ci ritorneremo più o meno in zona verso la fine della corsa. E quindi siamo contenti. No, peccato che di quattro tappe tre ti lascia un po' la colina in bocca, soprattutto due, cioè tre, no, in realtà tutte e tre. E adesso, ok, la crono, ok, gli sterrati, ma c'è sempre un po' quello scemare e non c'hai subito domani un nuovo duello, ecco. Esatto, perché prima della prossima salita vera passerà tanto tempo, perché la prossima salita vera, l'abbiamo già detto tante volte, è sostanzialmente la 14ª tappa, quindi Quando mancano siamo alla 10 quarta. tappe, 11 giorni sostanzialmente, 10 giorni dai. E potrebbero anche cambiare completamente i valori in corsa. Quello è il discorso. Soprattutto quest'anno è un tour che può cambiare completamente per vari fattori. Esatto, quindi arriveremo un po' ad occhi chiusi alla tappa con partenza da Pau, giustamente con il Tourmalet, l'Orcat d'Amsicane e poi l'arrivo sul Plat d'Adet, salita di 10 km all'8% di pendenza media, molto impegnativa, che arriverà il 13 di luglio, 14ª tappa. Insomma, segnatelo sul calendario se riuscite a prendere ferie, secondo me. È una cosa buona e giusta, ecco. Va Concordo. bene, dai, direi che per oggi ci possiamo salutare. Abbiamo fatto una bella chiacchierata di ciclismo per la prima volta con i 1000 iscritti al canale YouTube. Quindi vi ringraziamo ancora, vi ringraziamo nuovamente e vi invitiamo come sempre a seguirci, ad ascoltarci, perché insomma, se vediamo che i numeri sono quelli che sono stati negli ultimi giorni. Ci viene anche di più, no? Poi avete visto, stamattina Esatto. Luca ha fatto il video da solo, oggi siamo trovati io e Riccardo per
commentare questa tappa e sembra la frase fatta solita degli youtuber, però vedere questi numeri mette sempre più voglia, ecco, più che altro Non vi vedere che i faccio numeri sono vedere in le crescita. condizioni in cui sto facendo la puntata, cioè io sto fuori con il cellulare appoggiato su un po' già a destra di un letto, però sì, c'era voglia oggi di parlare di ciclismo anche motivati dal traguardo raggiunto. Quindi grazie a tutti, continuate a iscrivervi al canale, noi vi ringraziamo nuovamente e vi diamo appuntamento ai prossimi giorni quando parleremo ancora sempre di Tour de France. Ciao a tutti! Ciao!